eccoci qua con le due ragazze valcenesi, che una l'anno scorso è diventata Miss Parma ed è la Mara Boccacci. Buonasera di nuovo a tutti. E la seconda, Lara Tedaldi, che stasera sfila per le regionali, per Miss Eleganza. Sì, okay. Esatto, sì. Voi due vi conoscete? Sì, 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 fin da quando eravamo piccole, è la mia vicina di casa. Esatto, noi siamo vicine di casa e io infatti sono felicissima che ci sia anche lei. Infatti prima le ho fatto un grande in bocca al lupo e spero che sia la Miss Eleganza di questa serata. Proprio io ti faccio il tifo, Lara, e lo spero davvero con tutto il mio cuore. Grazie Mara, grazie di cuore. Portiamo avanti la Valceno. Esatto, certo. Il nome della Valceno. Ci sono qua due bellissime ragazze che rappresentano la nostra vallata, quindi ragazzi, più di così cosa possiamo chiedere? Esatto, quindi sì. Sì. Forza ragazze! Sì. Forza, mi raccomando. Grazie. Grazie mille. Ciao Damiano. Maria. Lui è il papà di Lara Tedaldi. Esatto. L'emozione com'è? Tanta, dai. Abbiamo già visto un paio di sfilate, ma qua siamo in casa, giochiamo a Bardi e emozionatissimo, dai. Ascolta, cosa hai detto a tua figlia prima della sfilata? Di comportarsi come ho fatto di solito, di non montarsi la testa, che è importantissimo, che deve essere un gioco, un divertimento, e poi vediamo come va. Mi raccomando tifo, eh? È la base. E abbiamo anche Nadia, la mamma di Lara. Sono la mamma, sono molto... Come sei messa? Diciamo che sono molto emozionata perché appunto giochiamo in casa, però ne abbiamo già viste diverse, sempre un piacere, sempre un'emozione... E comunque fino qua c'è arrivata, vada come vada. Penso di sì, penso di sì. Okay. Siamo contenti. Benissimo. Grazie. Ciao. Lo possiamo fare un pochino più alto l'applauso, perché non volevamo spaventare, ma non è Toby, è Tibi. È Toby. Ah, però ne hai due di cani, vero? Tre. Che sono, ci mettiamo a favore del pubblico? Allora, Doc, il Terranova, una ragotta di nome Roxy e lui Toby. E perché Lara ha anche il sogno di diventare veterinaria, eh? E tra l'altro sempre quando appari con i tuoi animali, con i tuoi cani in questo caso, lanci sempre una sensibilizzazione contro l'abbandono, proprio soprattutto nel periodo estivo, vero Lara? Vero, vero, nel periodo estivo purtroppo molti animali vengono abbandonati e diciamo che io cerco di fare una campagna contro questa cosa qua, perché comunque non è giusto, un cane per sempre. Bravissima, guarda, la cosa più bella che potessi dire. Io non riesco neanche a concepire proprio il concetto, non catalogo, io spero che sia una cosa ormai che sia superata come tante altre, e la sensibilizzazione però fa sempre bene, soprattutto quando si hanno, soprattutto per tutti gli animali, sia chiaro, ma quando vedi queste nuvole che sono i nostri compagni di viaggio, che incondizionatamente ti danno tutto l'affetto che vorresti anche degli esseri umani, ma che arriva soprattutto da loro. Grazie a Lara Tedaldi, grazie mille. E che la nonna di Lara, signora, è contenta? È emozionante. È molto emozionante. Certo, certo, certo. Abbiamo appena visto Lara, è molto tranquilla. Ho visto. Mi ha incoraggiata lei a venire, certo. Qui, dovevo venire a vedere, no, perché sennò si offendeva. Certo, certo. Mi raccomando, faccia tipo. Senz'altro, senz'altro, guarda, grazie. Buona serata. Allora, questa sera siamo a Bardi perché questa sera è un evento veramente importante, abbiamo le regionali di Miss Italia, però abbiamo qui la splendida Mara, la nostra Miss Parma. Mara, tu ti sei trasferita giù a Roma, allora la tua esperienza nella capitale com'è?
È meravigliosa, ogni giorno alla scoperta sempre di esperienze nuove e poi con il mio lavoro fantastico, perché io sono una consulente di cosmetici ed è un lavoro che adoro e che mi permette appunto di stare a Roma. Poi da settembre partirà tutto il progetto, appunto il percorso di studi nell'Action Academy di Roma, appunto, che mi formerà con la dizione, il canto e il ballo per diventare poi una showgirl a 360 gradi. Vedremo. Vedremo. Devo, sì. Ascolta una cosa, questa sera il tuo ruolo qual è per la sfilata? Allora, questa sera mi hanno definito prima donna della serata. Wow! Quindi per me è stato un onore, allora ho detto, ok, allora se sono la prima donna della serata dobbiamo fare un bello show. E poi comunque Miss Eleganza, c'è in gara Lara Tedaldi, una mia compaesana, certo. Cioè è tutto meraviglioso stasera. E quindi io presenterò la serata. E poi farò tre canzoni, una la canterò da sola, un'altra invece ho coinvolto le ragazze perché mi sembra giusto, sì, anche fare un ballo con loro, e poi ci sarà la parte finale di una canzone molto bella, molto importante, molto difficile, perché ovviamente io rischio sempre, no? Mi piace sempre rischiare, per cui sarà una serata proprio di divertimento puro e di leggerezza e spontaneità. Vedremo un po' come andrà, sarà. Andrà benissimo. Grazie. Però mi devo complimentare con te perché tu hai mantenuto la promessa, perché sei diventata una Miss e io ti avevo detto a suo tempo non dimenticarti della Valceno e tu sei tornata nella Valceno. Certamente, io ai romani dico sempre andate a visitare la Valceno perché è un posto meraviglioso e non potete non andare a vedere la nostra bellissima valle, insomma, per cui lo dico sempre. Quindi se vedete dei romani è perché li ho montati io. Benissimo, esatto. Benissimo. E abbiamo qui la bellissima mamma di Mara Bocacci, Raffaella. Raffaella, la tua emozione stasera? Sì, sono emozionatissima anche perché stasera Mara vuol cantare due canzoni e non so come andrà, si è preparata da sola in questi giorni, avendo dovuto lavorare tanto, insomma, certo. Un po' improvvisato, però insomma, vabbè, sono contenta lo stesso. No, devi essere orgogliosa. Sono orgogliosa e perché è una ragazza che si sta dando da fare tantissimo sia nell'ambito lavorativo che in questo ambito, insomma, dello spettacolo, e quindi certamente sono molto orgogliosa. Ok, mi raccomando, stasera urliamo quando esce? Certo, sia perché lei, è la nostra Miss Parma. Sia lei che le Miss e Lara Tedaldi che è di Varsi, e quindi tanto tifo anche per Lara. Certo, certamente. Grazie Raffaella, ti lasciamo andare da tua figlia che è un po' che non la vedevi e ci vediamo magari più tardi. Okay. Va bene. Ciao. Grazie. Ciao. Siamo riusciti a trovare anche il papà di Mara Bocacci, Francesco Bocacci. Allora, cosa mi dici di tua figlia? Mia figlia è un fenomeno, come tutte le altre figlie, come i miei figli, certo. Sono tutti, sono fenomeni e i fenomeni. Sono fenomeni. Ascolta un po', sei emozionato per la serata? E certo, ma che roba, ma che spettacolo. Non è uno spettacolo, Aveva portato a Bardi uno spettacolo così? Sì. O no? Sì. Gioca in casa poi, Mara. Gioca in casa, presenta, più bello di così, cosa vuoi? E poi, no, oltre a presentare fa dell'altro, Certo, adesso canta. È a Roma, sta no, facendo... canta stasera. Canta, stasera canta. Adesso è all'inizio e vediamo un po', però... È molto brava. È molto brava, veramente. Devi essere orgoglioso. Hai i numeri, se no l'avrei tirato indietro subito. Sì, gli avrei detto, arrenditi. davvero. Ok, grazie Francesco, ciao. Abbiamo la nonna di Mara Bocacci, Miss Parma. Allora, la rivista dopo un po', Lara? Certo, sì. L'ho rivista oggi, dopo tanto tempo, sempre stata a Roma. Senta un po', stasera mi ha detto Mara che farà tante cose, Speriamo, perché non ha avuto molto tempo per prepararsi. Si sta preparando però. Perché deve sempre lavorare, infatti domani deve essere subito a Roma a lavorare. E quindi non so, come andrà. Andrà benissimo. Speriamo. E abbiamo anche il nonno. Sia il nonno, che tutta la città di Bardi e quella di Varsi sono orgogliose, di avere una Miss Parma e di una ragazza così bella, così brava. È semplice, molto semplice. Certo. Bene, mi raccomando, tifo, Molto tifo, sì. Ok, buona serata. Grazie dell'intervista, grazie.
antenna e una baracca sul fiume per pulirmi in pace le mie piume. Un grande letto, sai, di quelli che non si usa più. Un giro di dischi rotto che funzioni però quando sono troppo. Non voglio mica la luna, chiedo soltanto un momento per riscaldarmi la pelle e guardare le stelle. Avevo solo voglia di staccare, andare altrove, non importa dove, quando, non importa come. Avevo solamente voglia di tirarmi su per non pensare e poi lasciarmi ricadere giù. E allora andiamo al mare in mezzo a un temporale, quando la pioggia cade, cadi tu. Cavo un mare calmo e ho trovato te, col vento così forte, non dirmi buonanotte, soltanto per stasera. Amore capoeira, lasciasse luna piena, come in una favela. Amore capoeira. Baby, got enough for life, see it in your eyes. You've been down and up for too long. Ma anche voi dovete ballare, eh? Amor mio, amor mio, amor mio, amor mio. Per amico c'è rimasto solo Dio. Famiglia che è sempre qua con me, che mi segue ovunque, e voi siete la mia forza. Mamma Raffaella, papà Francesco, Elisa, Alessio, Eleonora, e noi siamo in tanti, Elisa, Alessio, Eleonora, Thomas e la piccola Mael, la mia nipotina. Quindi grazie anche a voi, grazie a tutti. Vi amo. Grazie. Anto, scusami, ma scherzi. Mamma mia, che emozione. Anzi, molto contento per te.